Ciao a tutti, oggi ultimo tutorial sulla serie di video relativi alla realizzazione dell'alfabeto a punto croce. Infatti oggi vi mostrerò come realizzare l'accento, l'apostrofo, la virgola e il punto, quindi la punteggiatura per poter ricamare il vostro alfabeto. Come prima cosa vi mostro come fissare il filato senza creare nodi. Quindi vado sul retro della nostra tela Ida e vado ad inserire l'ago sotto una trama. Qui, e tiro il filato lasciando circa 1 cm di filato. Ecco qui. A questo punto vado ad inserire nuovamente l'ago all'interno della trama e tiro sempre da destra verso sinistra. Come potete vedere, a questo punto il filato è già ben saldo al tessuto, però per esserne certi che il filato non vada a muoversi poi durante il ricamo, vado ad effettuare nuovamente un altro passaggio di sotto della trama, sempre da destra verso sinistra. Qui e tiro. A questo punto non faccio altro che portare il filato con l'ago sul diritto della nostra tela Ida. Giunti sul diritto della nostra tela Ida, inizio ad effettuare il ricamo. Inizio a ricamare l'accento, che realizzo nello stesso identico modo in cui realizzo l'apostrofo, quindi effettuerò il passaggio soltanto una volta e non effettuerò 2 volte lo stesso ricamo. Quindi vado a fare 3 semplici crocette. Come potete vedere, ho già creato l'accento e l'apostrofo con 3 semplici crocette. Continuo con la virgola, sempre formata da 3 semplici crocette, questa volta però posizionata in modo diverso. Ecco qui, ho realizzato anche la virgola e non ci resta che realizzare il punto, però questo si realizza davvero con estrema facilità perché basta effettuare una crocetta singola e abbiamo realizzato il nostro punto. Quindi, come potete vedere, con dei semplici passaggi abbiamo realizzato l'accento e l'apostrofo, la virgola
e il punto. Quindi ora non vi resta altro che personalizzare i vostri ricami e divertirvi ricamando. Spero che questo video sia stato utile, vi saluto e al prossimo tutorial.